Ciao a tutti, bentornati con una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Destroy All Humans, One Giant Step on Mankind. È un remake questo di un gioco di inizio anni 2000, se non ricordo male, dove noi saremo gli alieni e dove noi dovremo conquistare i terrestri, diciamo in un periodo storico che è approssimativamente intorno agli anni 50. Quindi non troveremo nuove tecnologie. Questo gioco arriva grazie alla collaborazione, che ormai va avanti da diversi mesi, con THQ Nordic. E non è propriamente un indie, però ho voluto portarlo perché è uno di quei giochi, uno di quei pochi giochi che su Steam hanno delle recensioni estremamente positive. Questa musica così un po' mi ricorda tanti film alieni. Umani del pianeta Terra, attenzione, sebbene l'esperienza sia stata migliorata, i contenuti e le circostanze storiche dell'invasione originale d'opera del Furon rimangono sostanzialmente inalterate. Le vicende, le parole e le immagini qui contenute potrebbero sconvolgere il cervello umano moderno. Interessante. Vediamo la intro e poi vediamo cosa succede. Il gioco è doppiato in inglese ma sottotitolato completamente in italiano. Extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space. What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond. Ricorda anche un pochino Mass Attack come stile. Come disegno, insomma, come un po'. C'è un lancio qui. Show us what you got. Three. Ooh. Ooh. Two. What in the blue blazes is that? One. No, wait. Stop the countdown. Un incidente diplomatico con l'arrivo degli alieni esattamente di fronte al lancio del razzo. Che sia Roswell. Oddio, ancora vivo. Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Costipato. Diciamo solo che spero che non sia un fallimento evolutivo come il tuo predecessore. Non ti seguo. Se mantenere un segreto, pochi lo sanno, ma le configurazioni di DNA nelle nostre banche di clonazione si stanno degradando sempre più ogni nuovo clone. Infatti dovremo recuperare il DNA dei terrestri, eh? Questo sarà uno dei nostri scopi principali. Se solo vogliamo mantenere la nostra immortalità attraverso la clonazione, certo che è grave. Ho inviato Crypto 136 alla ricerca di un pianeta che abbiamo visitato eoni fa, un pianeta inseminato con puro DNA Furon, ma ho perso il contatto. Eh sì, è saltato in aria. Vediamo se ho capito. Tu hai mandato me, insomma lui, Crypto 136, su un pianeta ostile ed è scomparso. Forse è stato catturato, forse in questo momento lo stanno torturando. Doppiato molto bene, ma non saprei dirvi se è la stessa voce del gioco originale. Sono tipo sveglio, ma c'è un momento per pensare e uno per agire. Questo è uno di quei momenti. Perhaps you're right, 137. Of course I'm right. You kidding me? Allora. Meridium captured by a bunch of monkeys. Ok, devono intervenire. Dobbiamo salvare me, cioè lui deve salvarmi. È molto divertente. Calma, ho capito, prepara la storia madre. Va bene. Prepare the mothership.
Come si chiama questo schifo di pianeta? Il pianeta Terra, ovviamente. Che poi queste cose fatte un po' a Medusa sono una cosa riciclatissima nella fantascienza. Sia a livello di stazioni, sia a livello di esseri, come poi mostrava anche la serie di Star Trek. Comunque andiamo a vedere, andiamo a far saltare qualche umano. Missione. Allora, praticamente qua abbiamo la nuova missione, abbiamo il laboratorio di Pox. Possiamo andare a modificargli le varie abilità al disintegratore, andare a potenziarle, quindi scegliere come affrontare ogni missione. E qua invece c'è tutto il manuale su tutte le varie cose che possiamo utilizzare. Andiamo a selezionare la missione e guardiamo la prima. Attacchiamo in America. Washington. Ok, si comincia. Attenzione a mine elettromagnetiche e agenti, entrambi possono individuare e compromettere. Ok, perché dovremmo anche infiltrarci negli umani, quindi non mostrare subito che siamo alieni che vogliamo attaccare, almeno da quanto ho capito. Il cinema all'aperto, il drive-in. Ricordo anche un po' Men in Black come stile, insomma. Eccoci qua, classico stereotipo degli alieni con col testone. Ok, comunicazione olografica. Come il panorama del comfort dell'astronave madre? Dal comfort dell'astronave madre. Molto spiritoso. Diciamo che sono contento di essere io quello lassù. Ok. Odioso pianetucolo. Va bene. Per assicurarci che l'invasione vada secondo i piani è necessario identificare le forme di vita che dominano questo mondo. Quei bovidi da latte sembrano i candidati più probabili. Non parlare mica di quelle puzzolenti sacche di gas oltre allo steccato. Va bene, andiamo. Andiamo e esploriamo questo mondo e cerchiamo di capire chi lo domina. Datti una mossa. Ok, qua saltiamo. Tab, i dettagli. Quindi vado ad aprire un po' tutto il menu di tutorial. Possiamo dare una sbirciatina. Ok, leggermente una creatura contrassegnata. Premiere. Scansione corticale. Primitivo ma al contempo profondo. Scansione ne un'altra. Vediamo un po'. Uguale. Stiano tentando di ingannarci. Beh, no, arriverà il fattore adesso. Mangiano dalla bocca. Sto per avere una violenta crisi di vomito. Questo pianeta fa parte dell'Impero Furon. I vostri benevolenti padroni vi daranno il benvenuto. Abbiamo intenzione di rapirvi per fini di ricerca scientifica. La procedura sarà lunga e invasiva. Ci sono obiezioni? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. Che schifo. Non mi interessa quanti stomaci hai, non ho tempo da perdere.
Usa la tele cinese per uccidere le mucche. È bruttissima sta cosa. Tieni premuto e rilascia. Figo! Che spettacolo! È un gioco molto cacciarone, eh? L'ho spezzata in due! Ah no, eccoli che... Non mi avevi detto che avremmo mangiato la grigliata stasera? Wait a minute, that ain't steak! That's holy mother... Martha, give me the shotgun! Ma lavoro per... Fai il gico il contadino. Estrae il cervello del contadino. Puoi consumare il tronco cerebrale per raccogliere il DNA Furon. Ok. Non vieni di venirti dallo spazio. Io non sono verde. Vabbè. Allora, fin tanto che hanno energia, gli scudi ti proteggono dai danni. Un indicatore mostra l'attuale livello di carica quando lo scudo non è caricato al massimo. Ok. Quando vieni colpito, tocchi l'acqua. Ah, anche l'acqua. Ok, si danneggia. La barra di scudo diventa rosso quando l'energia è esaurita. Qualsiasi colpo può esserti letale. Scrive proiettili e ritirati dalla battaglia in attesa che lo scudo si ricarichi. Raccogliendo tronchi cerebrali puoi accelerare la ricarica. Anche il disco volante è protetto da uno scudo. Ok, stessa cosa, perfetto. Uccidi i lavoratori agricoli. Cioè, praticamente qua gli sto sparando, ma potrei anche prenderli e scagliarli via. Sono andato nell'acqua. Ok, gli alieni nell'acqua non vanno. Ok, vediamo un po' se riesco a... Ok, voglio scansionarti il cervello, ok. È arrivata anche la polizia adesso. Chiamata dal signor Dixon, il contadino che abita dall'altro lato della strada, ha detto di aver sentito rumori bizzarri provenire da questa parte. Ah, li hanno denunciati. Officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea brains were to get their hands on... Se quei cervelli di gallina riescono a mettere le loro manacce su quel disgregatore, potrebbe finire un buco nel continuo spazio tempo. No, ma adesso interveniamo, i poliziotti li leviamo dalle balle. Oh, il jetpack. Mamma mia, che casino che è sto gioco. Ho finito anche il jetpack. Ricarichiamo un po' lo scudo. Avevamo l'obiettivo uccidere la moglie del contadino con un pollo. Mannaggia. Non possiamo più ormai. Ormai l'abbiamo presa. Era l'obiettivo facoltativo. Vabbè. Bello perché ci sono anche queste cose. Tieni premuto e prendiamo il disco volante adesso. Controlla il disco. Rotazione. Altitudine. Ah, possiamo... Ah, su e giù per l'altezza. Ok. Raggio della morte. Oh, finito. Che spettacolo. Ma è molto carino, fa ridere. C'è un bel... Io mi ero perso completamente il titolo originale, quindi... È una buona occasione questa. Sembra anche fatto piuttosto bene, anche tecnicamente. Poi graficamente non si grida certo al miracolo. Però non è male. Cioè, è
fatto per far ridere, non si prende troppo sul serio. Adesso continua ad arrivare gente. Il gioco attualmente costa 29 € a prezzo pieno, ma 14,90 scontato per un breve periodo, poi immagino lo rimetteranno ancora se quando uscirà questo video sarà già finito lo sconto. Questo è Full Metal Jacket. Il complesso militare industriale umano non possiamo lasciare che avvisino i loro capi della nostra presenza. Sterminali ora. Posso prendermi il carro armato? Sì, Hartman quello. Ok, ci hanno visti. Ti conferisco l'autorizzazione ufficiale a distruggere gli umani. Vaporizzarli tutti. Sì, c'ha molto secondo me del Mass Attack e anche un po' del Man in Black come. Ce ne sono altri a nord nascosti nei cespugli. Dov'è? Ah, lì. Via prima il carro armato perché assorbimento. Ah, posso assorbire anche da qui? Devo capire come fare sta cosa. C'è ancora qualcuno in giro, è lì. Non vorrei che questo gioco fosse troppo brutale. Gli umani stanno facendo un ultimo tentativo, annientali una volta per tutte. Ok, di là allora. Sali, sali. Eccolo lì, il carro armato che viene giù. Kaboom. Ormai non si può niente contro l'attacco alieno. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora. Vediamo un po'. Lo scudo in alto siamo quasi a metà, ho bisogno di ricaricarlo, però devo capire da dove arrivano i colpi. Ok, c'è questo. Mannaggia, 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 via, 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 via. Chi è che spara? Al carro armato lì? Mannaggia, durerà poco. Eccellente, Crypto. Molto bene. Perché poi più avanti dovrebbe essere possibile anche immedesimarsi, diciamo, entrare nelle sembianze umane e muoversi segretamente tra gli umani e quindi andare a scansionarli, poi ucciderli. Did you see what I saw? You bet your Questi sono i sweet ass Men I in did. Black. What did you see? Little Anche green se uno man sembra un and po' flying saucer Scatman. wiping out the best infantry unit in the US Army. Right, good, me too. Green, not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the paper's got it Significa che right for per una once. volta i giornali Get ci on hanno the horn azzeccato, avverte Silhouette. Silhouette, la We've got the situazione è worst case gravissima. scenario. Eggheads, we're actually onto something? I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. Roswell era The soltanto invasion l'inizio, l'invasione è is on. cominciata. Bene. Completamente missione. Dovevamo annegare una mucca nel lago e uccidere la moglie con un pollo. Però vabbè, abbiamo sbloccato scansione della corteccia, telecinesi che sono quelli che abbiamo usato, Zappomatic, estrazione cerebrale, propulsore jetpack, raggio della morte, matrice assorbimento energetico. Abbiamo nuove armi che sono il divisore arco a iridio, condensatore flus di flusso celle, induttore nucleare di pustole, raffreddamento ad azoto liquido. Va bene, torniamo alla nostra nave madre. Cattle Mutilation Pandemic. Pandemia di mutilazione bovina. Contadino scompare tra le accuse di abuso di bovini. Mamma mia. Beh, e ragazzi, allora, dopo questo breve video, breve o lungo, adesso io ho perso il tempo perché mi sono abbastanza divertito, vi rimando a voi se vi piacerebbe rivederlo un pochino in live, magari una sera ce lo riproviamo e andiamo avanti, lo continuiamo. Insomma, il gioco è fondamentalmente questo, si vanno però a seguire, vabbè, ovviamente le vicende con queste cutscene molto divertenti. Si vanno a personalizzare il nostro alieno sia a livello di aspetto, perché hanno aggiunto per dire sotto Natale anche i costumi di Babbo Natale, i costumi natalizi.
a livello di armi e abilità, e poi dovrebbe esserci anche la possibilità di diventare umano e quindi mischiarsi in mezzo alla popolazione per poterli uccidere un po' così, in modo creativo. Comunque un gioco cacciarone basato comunque alla fine su questo, far casino, distruggere tutti gli umani, insomma, e ha un'ottima valutazione, il prezzo non è altissimo, 29€, 14,99€ invece, secondo me, un affare. Quindi, a questo punto, vedete che noi possiamo andare alla nuova missione, oppure andare a vedere il laboratorio dove si può andare a potenziare sia il disco volante sia Crypto, quindi il nostro personaggio, quindi andare a potenziare le varie cose, il disintegratore, l'analizzatore, si possono fare diverse cose, la telecinesi, cioè si va a modificare quelle che sono le velocità, la potenza, i danni che fanno le varie cose, stessa cosa poi per appunto il disco volante. Ragazzi, questo era Destroy All Human, ringrazio ancora THQ Nordic per avermi permesso di portare questo gioco su YouTube. Fatemi sapere, ovviamente scrivete sotto nei commenti se vi piacerebbe vederlo, vediamo un attimino quanti lo chiedono, quanti lo guardano, perché potremmo portarlo appunto una sera in live, continuando proprio da dove ci eravamo lasciati. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!